Gesù o religione? Sono quasi le sei, appena passate le sei, è domenica, e quasi tutti andranno a messa, in una riunione, in un culto, eccetera. Ma bisogna domandarsi, è giusto? Ognuno di noi, va bene, seguirà quello che ritiene giusto. Ma il problema è, Gesù è una religione? Gesù non ha mai detto di essere venuto a fondare una religione. Non ha mai detto, ecco, io vi annuncio la nuova religione, la religione universale, la vera religione. Mai. Anzi, Gesù è stato durissimo con i religiosi del suo tempo. Gesù ha detto, li ha chiamati sepolcri, imbiancati di fuori e squallidi dentro, razza di vipere. Gesù ha detto ai farisei, la religione del suo tempo, avete annullato la parola di Dio a causa della vostra tradizione. Gesù contrappone la religione alla parola di Dio. Dice che la religione, la tradizione, annulla la parola di Dio. Dobbiamo riflettere su questo quando andiamo al culto, quando andiamo a messa. Queste sono parole chiare di Gesù. La religione annulla la parola di Dio, si contrappone alla parola di Dio. La parola di Dio è la Bibbia, è scritta oggi. Gesù è la parola vivente. La Bibbia è parola scritta e noi credenti siamo parola vissuta. Dobbiamo vivere questa parola. Gesù è la parola vivente. La Bibbia è parola scritta a disposizione di tutti. Parola di Dio, scritta, a disposizione di tutti. E i credenti sono la parola vissuta, che tutti possono vedere. È proprio in questa prospettiva, nella prospettiva di come vivere la nostra vita, che dobbiamo interrogarci sulla realtà della religione. Siamo religiosi o siamo credenti? Perché c'è una differenza, c'è un abisso fra essere religiosi ed essere credenti. Avete sentito come considera i religiosi del suo tempo Gesù? Considera persone squallide, che fanno vedere fuori una realtà e dentro ne hanno un'altra. Gesù ha detto, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io sono il buon pastore, io sono la porta delle pecore. È attraverso Gesù che si ottiene la salvezza. È per la fede in Lui che si è salvati, che si ha il perdono e la vita eterna, non attraverso una religione. Nessuna religione cristiana, evangelica, protestante, cattolica, ortodossa, non parliamo poi delle sette o delle altre, non è attraverso una religione che si può ottenere la salvezza, è attraverso Gesù, è guardando la croce, questo fatto storico, Gesù, Dio che si fa uomo, prende su di sé i nostri peccati, e muore sulla croce, pagando la pena che avremmo dovuto pagare noi. Questa è la grazia di Dio, da suo figlio. Dio dà suo figlio, senza peccato, amore, verità, giustizia. Il Creatore soffre sulla croce al mio posto. Questa è la salvezza, credere questo, accettare questo fatto. Gesù è morto sulla croce per me. E Gesù, dopo essere morto, dopo aver pagato sulla croce per me, è risorto. Ha riacquistato la vita che aveva lasciato. Ed è salito in cielo. È tornato alla gloria che aveva temporaneamente lasciato, senza mai cessare però di essere Dio. È molto semplice, ci sono tre livelli. Il cielo, la terra e sotto la terra. In cielo dove troviamo Dio, la terra dove troviamo l'uomo e sotto la terra dove troviamo Satana. Gesù, essendo Dio, è Dio, si fa uomo e va a confrontarsi con Satana.
e vince e risorge, risorge e torna in cielo, resurrezione, ascensione. Tutto questo senza mai aver cessato di essere Dio. Questo fatto, Dio che diventa uomo, è raccontato nei Vangeli, soprattutto enfatizzato nel Vangelo di Matteo, con il nome Emanuele, che vuol dire Dio con noi. Il Vangelo di Marco ci evidenzia invece il fatto che Dio, essendo uomo, scende al confronto con Satana, con il peccato, con la morte. E il nome caratteristico è Gesù, Yahweh salva, Dio salva. Luca è il Vangelo invece che ci evidenzia il fatto che Gesù vince, risorge e torna in cielo. Il Cristo è il nome tipico di Luca. E Giovanni, con il nome tipico Io sono, Giovanni, mi ricorda che mai in queste varie fasi dell'esperienza di Gesù mai ha smesso di essere Dio. È sempre rimasto Dio. E si è fatto uomo, perfettamente Dio, perfettamente uomo. Questo è quel che è avvenuto, che Gesù ha fatto per noi. Accettando questo, credendo in questo, questa è la fede, noi riceviamo il perdono dei nostri peccati e la vita eterna. Dopodiché, dopo questo, Gesù ha mandato sulla terra lo Spirito Santo. Questo è il libro degli Atti, manda sulla terra lo Spirito Santo perché stia con noi in eterno, lo Spirito della verità che sta con noi in eterno, ci guida in tutta la verità, ci insegna ogni cosa, ci ricorda le cose che ha detto, ci annuncia le cose a venire, convince il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio e testimonia di Lui. Questo è il procedimento. Questa non è una religione, qui bisogna avere fede. Gesù è venuto sulla terra perché noi potessimo credere in Lui. Ogni essere umano, non c'è niente da pagare, non ci sono opere da compiere, è un semplice atto di fede, un'accettazione, accettare, decidere per il Signore, decidere per qualcosa che Lui ha già fatto, non c'è niente da fare, la salvezza è già stata procurata da Gesù, dobbiamo solo accettarla. Questa non è una religione, ogni religione in sé è sbagliata. Certo, ci sono delle religioni che ti dicono leggi la Bibbia, va bene, ma è attraverso questa parola che noi capiremo quel che ha fatto Gesù e potremo essere salvati, non attraverso tutti i riti e le opere che accompagnano ogni religione e che vengono richieste da ogni religione. Quindi sia chiaro, Gesù non è una religione, non è venuto a stabilire, a creare, a costruire una nuova religione, è venuto a proporre una vita, la vita eterna, che sia solo per grazia di Dio mediante la fede in Lui, in Gesù. Pensate, la parola religione nella Bibbia, paradosis, in greco, quando Gesù dice con la vostra religione avete annullato la parola di Dio, è questa parola che viene usata, paradosis. Sapete che ormai sappiamo che le lettere del greco e le lettere dell'ebraico sono anche numeri. Sapete che valore numerico ha questa parola paradosis? Se facciamo la somma dei valori di tutte le lettere di questa parola, che vuol dire tradizione, che vuol dire religione, Gesù l'ha usata per dire con la vostra religione avete annullato la parola di Dio, ha usato questa parola. Questa parola, se facciamo la somma dei valori di tutte le lettere, mi dà il valore di 666, il numero dell'anticristo. Quindi è anche un segno importante questo fatto. La parola religione nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ha valore 666, lo stesso valore del numero dell'anticristo. È un segno, è una piccola cosa, è una curiosità se vogliamo, ma è una curiosità che fa riflettere. Allora dobbiamo essere molto chiari, ciascuno di noi ha una posizione, stiamo attenti, ci sono alcune posizioni che dicono leggi la Bibbia e queste possono anche andare, ma ricordiamoci, mai fossilizzarsi in una religione, è a Gesù che dobbiamo guardare, è in Lui che dobbiamo vivere, è Lui che dobbiamo proclamare, non una religione.